Le grandi verità. Cerchio Firenze 77, Mediterranee. La vita nella società ha lo scopo di dare al singolo la coscienza dell'unità nella pluralità, in funzione della collettività. Questo è il vero scopo, ed è talmente evidente e attuale nel presente momento, questa sorta di iniziazione generale e generalizzata, che anche gli insegnamenti etico-spirituali, che una volta venivano dati da poche guide per molti uomini, ora affioreranno nell'intimo di ognuno. E vi assicuro che quella che possiamo chiamare l'unitarietà della dottrina non ne soffrirà più di quanto non ne abbia sofferto in passato, quando, pur essendo poche le fonti, moltissime e disparatissime erano le interpretazioni. È il momento in cui il protagonista della storia è il singolo, con la sua propria consapevolezza. Non per nulla in questa direzione, a questo scopo, mirano le nostre comunicazioni. Miriamo, fra l'altro, a darvi quell'autonomia di giudizio e di comportamento proprio di chi ha le idee chiare. Chiarezza di idee che viene anche se non soprattutto dalla conoscenza. Chi conosce sa, fra l'altro, che non si sfida impunemente la sentita riprovazione di molti se non si è adeguatamente corazzati. Naturalmente non parlo degli ostracismi che vengono fatti a danno di chi non gode la simpatia dei più. Parlo di quegli effetti che potremmo definire magici.